il terzo atto è il momento chiaramente culminante del dramma. Inizia con un dialogo notturno con Maffio, suo amico da sempre. All'inizio Maffio anzi racconta per com'è andata la storia del suo salvataggio, eccetera. Gennaro racconta appunto di questo incontro che ha avuto a casa del duca di Lucrezia, in cui è stato prima avvelenato e poi salvato in extremis, e non vuole credere assolutamente a questa storia. Dice: guarda, lascia perdere, le armi delle donne sono tali che tu rischi di rimanerci invischiato. E si fa convincere ad andare a questa festa suo malgrado. Infatti all'inizio della festa tutti festeggiano, bevono, scherzano, ridono, cantano, lui è sempre in disparte, non prende parte attiva alla festa, anzi addirittura c'è un momento in cui vuole andare via perché si sta annoiando tremendamente. Costretto a rimanere perché c'è una lite tra Maffio e uno dei servi, dei schierani della duchessa, e per poter intervenire e interrompere questa lite, lui rimane lì. È preso da questa foga e beve insieme agli altri amici questo vin di Siracusa, che era evidentemente un vino particolare, avvelenato, che aveva fatto preparare Lucrezia, la quale non sapeva però che il figlio avrebbe preso parte a questa festa. Perché poeta ognuno faria fallire.